Interrogazione question time 1072, ipotesi di variazione della gestione del patrimonio immobiliare di Aller Milano, iniziativa dei consiglieri Nanni, Macchi, Buffagni, Fiasconaro, Casalino. Per la presentazione 2 minuti, la parola alla consigliere Nanni, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Innanzitutto siamo piuttosto indignati per il fatto che noi chiedevamo una risposta diretta al governatore Maroni e vedo che oggi è assente. Quindi spero che l'assessore Bulbarelli possa risponderci in suo nome e per suo conto. Abbiamo appreso dai giornali il 28 gennaio di questo accordo che sembrerebbe stato raggiunto fra il governatore Maroni e il sindaco Pisapia relativamente alla costituzione di una nuova società che dovrebbe in tutto e per tutto gestire Aller Milano. Quindi 68.000 alloggi, di cui 20.000 circa di proprietà del comune. Un accordo, ripeto, a porte chiuse, che non è assolutamente passato dalle sedi istituzionali preposte al dibattito e di cui chiediamo appunto conto al governatore. Se le notizie di stampa sono veritiere, vorremmo sapere come mai non ha ritenuto opportuno passare attraverso il Consiglio regionale per un democratico dibattito fra le forze politiche prima di prendere decisioni di questa portata. Il secondo punto è relativo a quello che noi tutti sappiamo anche per bocca del governatore Maroni, cioè il debito di 345 milioni di euro di Aller. Vorremmo che ci fosse un immediato chiarimento su chi si accolla il debito, perché questa società sarà partecipata dal Comune di Milano, che peraltro è anche il secondo comune più indebitato d'Italia, e non vorremmo che con questa mossa si mettesse una pietra tombale sulla mala gestione di Aller Milano per costituire una nuova scatola e vessare i cittadini milanesi tutti, quindi inquilini ma anche cittadini comuni, del debito che non è causato dai cittadini ma da una mala gestione politica le cui responsabilità noi andremo ad accertare in commissione d'inchiesta. Chiudo dicendo che è molto facile criticare quello che succede a Roma, come per esempio la decretazione d'urgenza, e venirci a dire, a fare proseliti su come si comporta il Presidente della Camera Boldrini, quando tutti noi sappiamo che il suo ruolo istituzionale implica un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le forze politiche e che la Presidente si è permessa di dichiarare che siamo un movimento eversivo. Per questo oggi perfetto, mi fa molto piacere, io sono molto meno equidistante e di conseguenza le tolgo la parola, anche perché se ha 2 minuti per presentare l'interrogazione non deve parlare di altre questioni. Grazie, rispetti il regolamento. Prego assessore Bulbarelli, che risponde e quindi non si deve ritenere indignata perché risponde anche a nome del presidente Maroni, come fanno tutti gli assessori. Sì. La cosa fondamentale da dire è che è un'indignazione che non ha senso, perché io ero presente all'incontro tra il sindaco Pisapia e il presidente Maroni. Io, come l'altro assessore deputato alla partita, ovvero Daniela Benelli, eravamo presenti, perciò mi ritengo lecito rispondere alla vostra interrogazione, cioè facevo parte anch'io della partita. E poi abbiamo sentito che lei ha letto sui giornali il 28, probabilmente l'ha letto il 29, perché proprio il 28 c'è stato l'incontro, perciò il 29 avrà letto sui giornali di questo incontro. Un incontro che era stato fissato da tempo nell'ambito delle positive relazioni istituzionali tra Regione e Comune e che vedono i due enti affrontare nel comune interesse dei cittadini lombardi e milanesi e i numerosissimi problemi che questa delicata fase economica e sociale ci pone di fronte, nonché collaborare fattivamente alla realizzazione di Expo 2015. In particolare l'incontro del 28 gennaio aveva un argomento specifico, la scadenza fissata al 31 gennaio 2014 della convenzione stipulata tra Comune e Aller Milano per la gestione da parte di quest'ultima del patrimonio di alloggi di edilizia pubblica di proprietà comunale. Sulla situazione di Aller Milano, il presidente Maroni ha più volte riferito al Consiglio regionale e proprio in quest'aula
il documento è stato messo a disposizione, il documento relativo alla due diligence è stato messo a disposizione proprio di tutti i consiglieri, strumento anch'esso voluto e attivato dalla Regione per avere una fotografia chiara della situazione di Aler Milano. La stessa riforma della governance delle Aler, studiata ed elaborata nella quinta commissione e poi votata a larghissima maggioranza in questo Consiglio alla fine di novembre, è stata riconosciuta come un primo doveroso passo di discontinuità che ci permetterà di risparmiare sui costi derivanti da cariche non giustificate, da necessità gestionali e attraverso l'accorpamento delle aziende di ottenere ulteriori risparmi derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale. Nel contempo abbiamo riconosciuto tutti la necessità di affrontare, già a partire da questi primi mesi del 2014, il tema di una revisione e di una profonda riforma sugli strumenti legislativi, oggi facenti riferimento alla legge 27 del 2009, che presiedono alle politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica in particolare e politiche abitative più in generale. Questo percorso è avvenuto attraverso un continuo e proficuo lavoro fatto insieme nel reciproco rispetto dei ruoli tra Giunta e Consiglio regionale e non potrà che essere così anche nel prossimo futuro nel comune interesse che ci lega nell'affrontare e risolvere i problemi dei cittadini lombardi. L'incontro dunque tra il Presidente Maroni e il Sindaco Pisapia ha visto riconosciuta la comune volontà, al di là dei differenti punti di vista politici, di affrontare la situazione particolarmente grave e difficile dell'Aler di Milano, senza nessuna pregiudiziale e con la massima apertura e disponibilità a valutare soluzioni innovative capaci di garantire da una parte il corretto equilibrio dei conti aziendali e dall'altra una più attenta e sensibile gestione sociale delle migliaia di famiglie, spesso con seri problemi economici, che abitano tali alloggi. È con questo spirito e all'interno di questo quadro che è emerso in occasione dell'incontro sopra richiamato l'idea di verificare la possibilità di costituire una comune società in grado di meglio gestire sia il numeroso patrimonio di Aler presente nella città di Milano sia quello di proprietà comunale. Tale verifica, che si sta avviando con i primi contatti tra i rispettivi uffici amministrativi regionali e comunali e che si intende svolgere in un tempo molto rapido, consentirà a tutti di valutare quali potranno essere le migliori soluzioni economiche, organizzative e gestionali in grado non solo di garantire da qui e per il futuro una migliore e più efficiente gestione, ma anche per cercare di risolvere la difficile situazione economica e finanziaria di Aler Milano che abbiamo ereditato. Il Consiglio regionale, quindi, come è avvenuto nel recente passato, non solo verrà tempestivamente informato per quanto attiene gli sviluppi di questo lavoro con il Comune di Milano, ma sarà indubbiamente protagonista delle scelte che si andranno a fare anche in relazione alla volontà riformatrice e innovatrice da tutti sottolineata su questo tema e che non potrà che essere alla base della scrittura della nuova legge regionale in materia di politiche abitative. La ringrazio, assessore Bulbarelli. 2 minuti per la replica, consigliere Nanni, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Apprendo della comune volontà della Giunta e del Governatore Maroni di stipulare questo accordo con il Comune di Milano. Ribadisco il concetto. Non ci piace apprendere dagli organi di stampa. Assessore Bulbarelli, noi l'abbiamo appreso il 28 gennaio da qualche organo che si chiama agenzia di stampa, immediatamente dopo lo svolgimento dell'incontro, ma era comunque troppo tardi, perché ci si aspetta che queste notizie vengano prima dibattute in consiglio con tutte le forze politiche e poi si prendano, ripeto, decisioni di questa portata. Allora, qui parliamo di miglioramento della gestione dell'efficientamento, ma non ci riteniamo soddisfatti in quanto non abbiamo ricevuto risposte e rassicurazioni su chi si accollerà il debito di 345 milioni di euro di Aler. E con una nuova società compartecipata dal Comune, il rischio è grave che questo debito, dovuto alla mala gestione politica, ricada sui cittadini milanesi. Quindi attendiamo ulteriori chiarimenti, possibilmente in Commissione Quinta. Il suggerimento del Movimento
Movimento 5 Stelle era quello di cambiare radicalmente il sistema delle nomine, perché abbiamo fatto una riforma ALER che in realtà anche qui è stato protagonista il governatore Maroni, è stata una riforma sotto dettatura che non ha fatto altro che ripetere specularmente il vostro sistemino, il vostro giochino delle nomine politiche che poi causano la mala gestione. Quando imparerete che le nomine ai vertici, alle cariche apicali di questi enti pubblici che gestiscono il patrimonio di tutti i cittadini devono essere fatte con un esclusivo criterio di capacità e competenze, forse finalmente potremo avere l'efficientamento delle nostre aziende pubbliche.